Abbiamo già detto, guardate, basterebbe, come dire, venire in questa chiesa, fare una preghiera, andare nella ultima cappella, sulla destra, uscendo, leggere quelle lacrime per capire quello che è successo in quel drammatico. E consentitevi di fare un ringraziamento veramente, veramente, veramente grande. Mi dispiace che oggi non è qui tra noi, a Monsignor Alfredo Di Stefano, parroco di San Lorenzo d'Arte. È stato lui che per primo è riuscito a diradare le oscurità, a diradare la nebbia che, nonostante gli sforzi di una operaia di mutuo soccorso che ogni anno ripete questa cerimonia, io credo che però ancora oggi la cittadinanza di sua vita queste cose le conosca poco. Monsignor Di Stefano invece ha avuto il buon senso, non il coraggio, il buon senso di prendere una lapide aderita dal tempo, che era lì, io la ricordo perfettamente, vicino alla porta d'ingresso, e l'ha messa in bella evidenza lì, circondata da una corona di fiori. Quella era una lapide che era stata messa, convocata e composta nel 1899. Del centesimo anniversario della tragedia, del dramma di Isola Verde. Io, quando abbiamo assieme al presidente Saltarelli, abbiamo parlato con il signor Di Stefano di questo episodio. Io ho visto la commozione che ha avuto di un sacerdote e ci ha detto: io devo fare qualcosa. E infatti ha battuto la parola, ha tolto quella lapide lì e l'ha messa in bella evidenza nella cappella del fonte battesimale. Guardate che oggi fare una cosa del genere. La chiesa, la madre del 90 reale, e poi tanto semplice, bisogna chiedere permessi, bisogna fare di qua e fare di là. Don Alfredo Di Stefano non ci ha pensato neanche un secondo e ha fatto questa traslazione, dando più importanza a questa tragedia, ma non perché deve essere una tragedia che metta gli uni contro gli altri, borbonici contro Giacomini, no, perché questa è una tragedia che riguarda la nostra gente, riguarda la nostra terra. Riguarda quell'alta terra di lavoro che in lungo e largo è stata massacrata da questi predoni che venivano qui non a, come dire, propagare i diti rivoluzionari che erano con libertà fra di te e fra di te, ma venivano con la sciarpa in mano, venivano con la ferocia, la curiosità, venivano il loro battaglio di discredenza e quindi hanno, come dire, compiuto questi atti così orrendi, così esecrati. Due parole per concludere sulla faccenda di suoi. Abbiamo parlato già di morti, troppi, francamente troppi. Le cronache francesi addirittura aumentano, c'è una cronaca del generale Fébaud che parla addirittura di 700 morti. Qui è suo amico. Ma adesso importa poco se 537 o 700. C'è una lapide, la seconda lapide latina. E vi invito a leggere, in cui dice che dopo il 12 anni la popolazione doveva scappare dai suoi figli, c'era rimasto più nessuno, sono andati a Tarantino, sono andati a Sola. Questo significa non soltanto decidere di quelle popolazioni, significa aver violentato la comunità, significa aver dilapidato, sradicato la comunità dal suo habitat naturale. È una cosa più grave, pensate. Guardate che questa chiesa di San Lorenzo è stata consacrata sotto il centenario del 1800 per i danni che aveva subito. C'è anche questo scritto in quell'abitato che trovate. Io, mentre l'abate diceva la messa, mi perdonerà, ma sono stato a leggere proprio quelle lacrime e sinceramente ho provato un po' di brinde. Si dirà, ma i dragoni francesi che erano stati mandati a parlamentare per avere le porte aperte qui a risolvere sono stati freddati con delle fucilate. Sì, è vero. I francesi dovevano passare. E i difensori si sono opposti. Magari in Francia è proprio le regole della diplomazia, no? Perché quando uno va a parlamentare, chi è estremista? Ho capito, ma tra un'offesa
quale potrebbe essere quella? E una reazione così spropositata. Cioè, basta, quindi. Non vorrei dire che questo ambito, sicuramente proditore di averla, di non aver consentito, no? Il passaggio delle fughe, che poi era tutto da vedere se questo passaggio veniva di un comune. Non vorrei che questo però costituisse una giustificazione per giustificare queste cifre, perché io purtroppo sento ancora oggi qualche, anche nostro conterraneo, che cerca di giustificare, ma sì, ma là, ma pote, ma è... Signori miei, quando ammazzavo 600 persone, ma ci vogliamo rendere conto. Quindi, per cortesia, cerchiamo di vedere le cose, come dire, in maniera un po' obiettiva. Non c'è giustificazione che tenga un passaggio di genere. Io ho detto anche all'amico Mario De Carlis queste cose qualche tempo fa, in cui abbiamo una frequentazione amichevole. Non si può giustificare il genere, con tutta la volontà. Anche perché qui, ripeto, c'è stato uno sradicamento della comunità civile. Concludo dicendo questo, a giocare la memoria, che ripeto, è data grazie ad una felice intuizione della mia Claudio Santarelli, deve costituire sicuramente una giornata per ricordare questi accadimenti, ma deve essere anche una giornata morta. Perché come diceva l'avvocato Marziale prima, purtroppo gli eccidi proseguono perché ogni anno è tutto. E la cosa peggiore da fare, a mio avviso, è quella di continuare a dividersi tra varie fazioni, tra opposte fazioni. Qui noi siamo stati, e dico noi, perché io anche sono un figlio dell'altra terra di lavoro, io dirò così, che avevo anche i suoi momenti del 1790. Noi siamo stati violentati, siamo stati uccisi, massacrati, tutte le volte senza colpa. C'è una cronaca di un sacerdote di Rocca Secca che usa delle parole che sono significative quando dice che gran parte delle persone che venivano massacrate ai giorni erano contadini che si trovavano dati a svolgere la loro attività agricola. Perché i francesi passavano, massacravano, non si impadronivano di quello che dovevano essere. Non c'è una resistenza, quindi le volte. Quindi, queste vicende del 1799, e questo fusto può servire dalla sua limitatezza, perché stiamo preparando un'opera molto più organica e molto più precisa, soprattutto dei particolari, vuole soltanto ricostruire quello che è successo in quel drammatico 1799. Si parla tanto della Repubblica Napoletana, della Repubblica Napoletana, che i francesi, che i giacobini, i napoletani hanno, voglio dire, come dire, hanno proclamato, perché ormai i francesi stavano per entrare in Italia. Si parla dei valori di questa Repubblica, francamente difficile da identificare. Però si parla tanto dei martiri repubblicani, che sono stati, signori miei, 99. Se voi andate a Napoli, ci sono scritti tutti quanti dalla famosa piazza di Marte, però ma dei 537 Marte di suo amico ne parla qualcuno? Di tutti questi, Filippo Vannucci Bianchi, del figlio di Luigi Cervini, di Maria Pella, dei monaci di Casalata, ne parla qualcuno? E il sangue di questi Marte, di 200, non è come quello dei 99 dell'intelligenza partenopea? È il DNA diverso, il gruppo sanguigno diverso, la giornata della memoria può servire principalmente a questo, a ricordare affinché determinate situazioni non abbiano a ripetersi. Io voglio concludere questo breve intervento